Buona domenica. Buona domenica. Ci sono? Io ci sono. Ho già preparato il caffè, così guadagno un po' di tempo. Cosa dovevo fare? Dovevo mettere il prebaroma, eh? Quindi oggi ho scelto il Proraso Wooden Spice, come prebarba. Wood and Spice. Wooden Spice. Piace questo Wooden Spice. La farò. Ce la faccio. Così mi sono massaggiato anche il viso. O no? Veramente ho massaggiato anche il microfono. Comunque va bene. Oh, adesso posso bere un altro sorso di caffè. E finalmente siamo arrivati a utilizzare il Raso Rock German Slant, eh? Il 37 German Slant. Ah, dentro c'è sempre la Derby. Prima o anche adesso la Derby le davano con il Edwin Jagger. German Slant. Pesante il German Slant. Raso Rock con Pro Raso. Tutto raso oggi. Ma oggi armo con Feather, Feather Black. Feather Black. Feather. Le Feather. Feather. E ci mettono la colla. Ma hanno paura che volino le lame. Oggi niente canto, mi raccomando. Pensavo di aprirlo come il 37C. E invece no. Trattasi di tre pezzi di rasoio, questo di Razor Rock. Oh, è uno slant. Però non ha fatto i capricci la Feather. Fosse stato un B1, qui non viene, non va in torsione tantissimo. Quindi mi posso permettere anche una Feather. Stavo pensando che cosa posso utilizzare come indice che mi dica
sempre lo stesso lato che sto utilizzando, eh? Della lama, in prima passata. Intanto oramai il prebarba ha fatto il suo corso, eh? Già lo mettiamo via, passiamo a ProRaso allora, linea rossa, nuova formulazione. Intanto mi sono bagnato di nuovo un po' il viso. Adesso io vado a prendere due strisce di sta roba, di ProRaso, e me la vado a mettere direttamente in viso. Così ancora meglio, poi ho il brus. Ho il brus di Raso Rock, un altro raso. Tanto con un plisoft posso fare benissimo questo tipo di lavoro, face lathering con crema direttamente in viso. Mi idrato bene la barba, eh? Ma che montaggio! Paura, corposissimo. Potevo metterne la metà di crema, forse anche un terzo. Vado a risciacquare il Raso Rock, che è nuovo, con l'acqua caldissima, armato di feather, phaser blade. Vado io, eh.
Ma sei letale ora, Feder, eh? Vedi qua, eh? Ho appena appoggiata, eh? Letale, uomo. Pezzettino, però tanto andiamo a levare. Come prima passata è rimasto ben poco, eh. Uso l'altro lato della lama. Di pulizia.
è male questa Pauragua. Entriamo nella zona rossa dei baffi. È estremamente pulito il... Il taglio, eh? Basta, io direi che ci si può fermare. Fermiamoci. Panno freddo, quindi per Dilernia. Ma cos'è un pelo che ha resistito al passaggio della Feder? Aveva resistito, eh? Stranissimo. Preciso il 37C. Preciso, eh? Certo, la lametta gioca un ruolo importantissimo, eh? Solo due red point. Poco, considerando che utilizzando una Feder si va incontro sicuramente a rischi di taglio maggiori rispetto ad altre lame, eh? Molto maggiori.
Basta, oh. Andiamo a trarre un po' di conclusioni su questa rasatura. Conclusioni sicuramente positive, eh? A parte il red point, i due red point che mi sono procurato, ma non mi sono accorto di nulla, quindi finché non ti accorgi, nessun problema. Oh. Allora, innanzitutto partirei con il binomio 37 German e Lama Feather. Il peso del rasoio è abbastanza consistente, quindi il passaggio in viso è deciso, eh? Si sente sicuramente l'azione del rasoio. In zona mento scende praticamente da solo, laddove si inceppa un altro rasoio, il peso rilevante di questo è il grip anche del manico, grip veramente importante, consentono un taglio della barba estremamente preciso, eh? Tanto che neanche se premi, comunque rischi di tagliarti con la lametta Feather, eh? Sì, ma si tratta di comunque poca roba, eh? Laddove uno ha l'abitudine di spingere, spingi un po' di più con Feather. E ti crei un piccolo trauma, ma piccolo, eh. Parliamo invece di ProRaso. ProRaso linea rossa con Plisoft. Plisoft regge questo tipo di montaggio che ho fatto direttamente in viso con crema direttamente in viso, cosa che un altro pennello, magari con l'aceto di maiale, non si può fare un lavoro del genere se non a carico dell'epidermide che è più sofferente, perché chiaramente più coriaceo il maiale e quindi va a stancare di più l'epidermide. ProRaso immagazzina un sacco d'acqua, quindi è gestibile e modulabile il montaggio grazie alla glicerina, nuova formula interna. I profumi si mantengono sull'originale, eh? Forse un po' ingentilito, devo dire, eh? Più gentile, meno invasiva, meno chimica soprattutto. Eh? Non mi è dispiaciuta affatto questa ProRaso. Eh? Mi è piaciuta la recensione. Adesso vado con la lozione. Finalmente. Posso utilizzare dopo tanti anni che non trovavo lozione linea a rossa di ProRaso. Agitiamola, vediamo i minerali. Mi è piaciuta la ricetta dell'acqua minerale di ieri sera. L'avevo finita, quindi. E la cosa bella è che poi me la sono bevuta pure tutta. Te capì? Forte questa lozione. Olio di sandalo, karité. Eh? Non sa di barbiere anni 80, eh? Gentile. Rende la pelle elastica. Bella rasatura, devo dire. Allora, qua non serve neanche l'idratante perché è già idratata la lozione. Infatti, è una lozione dopo barba. Finalmente, questo setup ha un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Rapporto veramente elevato.
Considerando che abbiamo utilizzato anche un setup di tutto rispetto, non ha niente da invidiare a setup più blasonati, no? Con magari, che ne so, creme da barba più costose o rasoi da 100 euro. Qui si è trattato di una rasatura profonda e con una spesa, direi minima, eh? Gross, siete gross. E allora niente, non mi resta che andare a correre. Poi noi ci vedremo mercoledì. Grazie per la chat, per la erotic chat di questo pomeriggio. Quindi voglio, ci vediamo mercoledì a questo punto, con una nuova tip. Oh, vediamo che cosa. Devo cercare anche all'interno dei post se qualcuno di voi mi ha chiesto qualche video dedicato. Io guardo quel tipo di informazione. Per darvi risposta, chiaramente. Quindi buona domenica e fate i bravi, mi raccomando, eh?